Sequestrata discarica abusiva a Brancaleone, scoperta dalla Guardia Costiera insieme al personale della polizia locale. La Guardia di Finanza sequestra beni e due imprenditori di Cutro per illecita percezione di fondi UE. Il valore è di oltre 500.000 euro. Gioia Tauro, sanzionato peschereccio e navigazione senza abilitazione. Operazione Atlantide, la Corte di Assise di Palmi concede ai domiciliari al responsabile del servizio tossicodipendenze di Polistena. Il ruolo dell'avvocatura nell'ambito dell'ordinamento giudiziario e i vari aspetti delle deontologie di magistrati e avvocati sono stati questi i temi trattati nell'ambito del convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Palmi. Taurianova, a scuola di legalità con gli alunni della scuola Francesco Sofia Alessio. Oltre 30 pellegrini di Taurianova in cammino tutta la notte verso Polsi. Si è svolto a Polistena, in occasione della celebrazione della giornata della musica, nella cornice del Salone delle Feste, il progetto musicale Omaggio a Piazzolla. Stasera a Polistena, presentazione del libro del sindaco Michele Tripodi, Il manifesto del comunismo digitale. Buonasera e benvenuti a Piana News, il notiziario di Piana TV. Iniziamo subito con le notizie di cronaca. Personale della delegazione di spiaggia di Bianco, nel corso di un'attività investigativa coordinata dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria e condotta insieme ad un'unità della polizia locale, hanno sequestrato una discarica abusiva di rifiuti nel territorio di Brancaleone. Nella discarica, ubicata in località Torrente Pantano ed estesa per circa 500 metri quadri, erano stati depositati rifiuti di vario tipo, tra cui carcasse di vecchi elettrodomestici, pneumatici usurati, uaine in catrame, scaldabagni, materassi e materiale ferroso. L'area, dopo l'apposizione dei sigilli, è stata affidata in custodia al dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Brancaleone, per l'avvio delle attività di bonifica, mentre gli atti relativi al sequestro sono stati trasmessi per la convalida alla procura di Locri. La compagnia di Crotone della Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore di oltre 500.000 euro a due imprenditori agricoli di Cutro, accusati di truffa aggravata per il conseguimento di indebite erogazioni pubbliche. Il sequestro è stato fatto in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo l'accusa, i due imprenditori avrebbero percepito indebitamente i finanziamenti comunitari nel settore della politica agricola comune. I beni sequestrati consistono in due fabbricati, quattro terreni agricoli e disponibilità finanziarie in vari istituti di credito, su conti correnti e depositi bancari intestati ai due imprenditori. La presentazione delle istanze di accesso ai contributi comunitari sarebbe avvenuta, secondo quanto emerso dalle indagini, attraverso l'utilizzo di contratti di affitto intestati a persone risultate decedute prima della stipula degli atti o attraverso la produzione di falsi titoli di possesso. E spostiamoci nella piana. Nel corso di un'attività di pattugliamento effettuata nei giorni scorsi nel tratto di mare antistante il comune di Palmi dalla Guardia Costiera di Gioia Tauro, è stata intercettata e sanzionata un'unità da pesca in navigazione priva della prevista documentazione di bordo. A seguito del controllo effettuato dall'equipaggio in servizio, è emerso che la predetta nave, formalmente in stato di disarmo, era sprovvista dei certificati attestanti l'idoneità a navigare e la sicurezza di bordo. L'intero equipaggio presente a bordo al momento del controllo risultava inoltre irregolarmente imbarcato, in quanto non erano stati adempiuti i prescritti adempimenti in materia di annotazione del personale imbarcato.
Dopo i primi controlli effettuati a bordo della predetta unità, la Guardia Costiera ha intimato il rientro della stessa nel porto di Taureana di Palmi e successivamente ha proceduto alla contestazione all'armatore del reato di navigazione senza abilitazione. Inoltre sono state comminate le sanzioni amministrative previste per irregolare assunzione di equipaggio. La Corte di Assise di Palmi, nell'ambito del processo denominato Atlantide, che vede imputati numerosi presunti affiliati alla cosca Piromalli di Gioia Tauro per associazione a delinquere di stampo mafioso e omicidi, accogliendo la richiesta degli avvocati Antonino Napoli e Patrizia Surace, ha concesso gli arresti domiciliari all'ex responsabile del SERT di Polistena, dottor Elio De Leo. Al dottor De Leo vengono contestati dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, perché nella sua qualità di medico e responsabile del servizio per le tossicodipendenze di Polistena, forniva consapevole e volontario contributo all'associazione, confezionando documentazione sanitaria attestante falsi stati di tossicodipendenza ed alcoldipendenza, al fine di consentire la fruizione dei benefici destinati ad essere prodotti nei vari procedimenti penali di cui esponenti della cosca Piromalli, Cosoleto Francesco, Esposito Antonio e Stillitano Rocco Ivan risultavano coinvolti, con l'aggravante dell'aver agito commettendo il fatto con le finalità di agevolare la cosca di cui l'esposito Antonio era esponente di rilievo. A sostegno dell'ipotesi accusatoria, il pubblico ministero ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore russo Antonio, mentre la difesa ha sempre insistito sulla circostanza che il dirigente del SERT non aveva avvantaggiato nessuno, in quanto Cosoleto Francesco, Esposito Antonio e Stillitano Rocco erano effettivamente persone tossicodipendenti che necessitavano di un aiuto del SERT. L'operato svolto dal dottor De Leo in questo senso, ad avviso della difesa, non potrebbe considerarsi in alcun modo un favoreggiamento né un concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti di alcuno proprio, perché si è limitato ad accertare dal punto di vista clinico la presenza di una condizione di tossicodipendenza mai contestata nel presente procedimento né dal PM né dal GIP. In seguito ad una lunga istruttoria, gli avvocati Napoli e Surace, dopo aver esaminato i loro testi della difesa, hanno chiesto alla Corte di Assise di Palmi l'attenuazione della misura cautelare che è stata accolta. Ora l'ex responsabile del SERT di Polistena potrà attendere la sentenza della Corte di Assise, prevista per i prossimi mesi, dalla propria abitazione. E rimaniamo a Palmi. Il ruolo dell'avvocatura nell'ambito dell'ordinamento giudiziario e vari aspetti delle deontologie di magistrati e avvocati sono stati temi trattati nell'ambito del convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Palmi col patrocinio dell'Unione degli Ordini Forensi della Calabria. Articolato in due sessioni, l'incontro ha registrato il confronto tra la rappresentanza del Consiglio Superiore della Magistratura, presente con il vicepresidente Giovanni Legnini e i componenti Luca Palamara e Paola Balducci, e i vertici della magistratura del Distretto Reggino, con Luciano Gerardis, presidente della Corte d'Appello, Concettina Epifanio, presidente del Tribunale di Palmi, Bernardo Petralia, procuratore generale, e Ottavio Sferlazza, procuratore della Repubblica di Palmi. Per l'avvocatura hanno articolato gli interventi i rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense Celestina Tinelli e Michele Salazar, il presidente dell'Unione Regionale Forense e del COA di Palmi Francesco Napoli e l'avvocato Armando Veneto per la Camera Penale. Confronto serrato che ha messo in evidenza il ruolo di rilievo costituzionale dell'avvocatura e la necessità di un sempre maggiore coinvolgimento degli avvocati nell'ambito del sistema giustizia. Sul punto, il vicepresidente del CSM Legnini ha sottolineato l'apertura nei confronti dell'avvocatura,
auspicando un cambio di passo del sistema che preveda nell'immediato futuro una formazione congiunta di magistrati e avvocati, finalizzata a promuovere una sensibilità comune per le esigenze della giustizia. Numerose e solide sono le basi comuni per la magistratura e l'avvocatura, ha sottolineato Legnini, da cui muovere articolate proposte per l'efficienza del processo, la diffusione delle buone pratiche organizzative negli uffici giudiziari, la valorizzazione del ruolo dei consigli giudiziari. È in atto un cambiamento culturale di vasta prospettiva, ha concluso Legnini, sia nell'avvocatura che nell'amministrazione della giustizia, grazie al lavoro dell'intero Consiglio Superiore della Magistratura e dell'intero Consiglio Nazionale Forense, presieduto da Andrea Mascherin. Qualche giorno fa a Taurianova, nell'auditorium della scuola primaria Francesco Sofia Alessio, sono stati consegnati agli alunni gli attestati di merito nell'ambito del progetto A Scuola di Legalità. Il progetto ha coinvolto anche i plessi delle frazioni di Amato e San Martino, con l'obiettivo di promuovere la cultura della legalità attraverso percorsi didattici innovativi integrati con le attività curricolari della scuola. Il diploma è stato consegnato nel corso di un incontro a cui hanno partecipato il comandante della locale stazione dei Carabinieri, maresciallo Salvatore Barranco, il maresciallo Maria Concetta Puglisi, il vice sindaco Carmela Patrizio, l'assessore alla legalità Luigi Mamone, il dirigente scolastico professor Giuseppe Loprete e gli insegnanti che hanno svolto il progetto, Erminia Marta, Francesca Frachea, Enza Miceli ed Emanuela Prochilo. Le finalità perseguite dal progetto sono state favorire lo sviluppo e la coscienza di comportamenti civili responsabili, educare alla solidarietà e alla cooperazione e inoltre educare al rispetto delle altre culture e all'accettazione della diversità. Il comandante dei Carabinieri, Salvatore Barranco, ha spiegato ai bambini i possibili danni derivanti dall'uso incontrollato di internet e ha suggerito ai genitori i modi corretti per contrastarli. Barranco ha poi illustrato il lavoro quotidiano delle forze dell'ordine e l'importanza del rispetto delle regole nella società. Grande soddisfazione per la positiva ricaduta del progetto è stata espressa dal dirigente scolastico, professor Giuseppe Loprete, da sempre attento ai bisogni formativi degli alunni. È arrivato questa mattina al santuario della Madonna di Polsi, nel cuore dell'Aspromonte, il folto gruppo di pellegrini di Taurianova, partito giovedì pomeriggio. Guidato dalla procuratrice Angela Porcino e del procuratore Francesco Barbera e con la presenza del diacono Don Cece Alampi, la carovana ha rinnovato anche quest'anno il gesto di fede popolare che ha segnato nel corso della storia un legame profondo tra le comunità di Taurianova e la Madonna della Montagna. E sono oltre 30 le persone di ogni età che si sono messe in cammino con rinnovata devozione per un pellegrinaggio che si snoda per ben 45 chilometri tra le montagne e le valli della provincia reggina, scandito dalla preghiera, dal canto, ma anche dalla dimensione di festa e condivisione. Dopo aver attraversato la Fiumara Marro e il torrente Ione e superato Varapodio, la prima tappa ha avuto luogo all'altezza di Messignadi per la cena con i tanti prodotti tipici per poi raggiungere Piminoro e da lì il cammino si è snodato fino all'alba verso il santuario. I pellegrini staranno a Polsi fino a domenica, portando come ogni anno ai piedi della Madonna le intenzioni di preghiera che molta gente gli ha affidato. Si è svolto a Polisten il 21 giugno in occasione della celebrazione della giornata della musica nella cornice del Salone delle Feste il progetto musicale Omaggio a Piazzolla, evento fortemente voluto e organizzato dall'Associazione Culturale Girolamo Marafioti, presieduta da Piero Cullari. Prima dell'esibizione dei musicisti, il presidente Cullari ha sottolineato l'importanza dell'evento e della qualità delle proposte musicali che si offrono al territorio, mentre l'assessore alla cultura della cittadina pianeggiana, Nelly Creazzo, ha ribadito il sostegno dell'amministrazione comunale a tutte quelle iniziative
che provengono dalle associazioni e che contribuiscono ad arricchire l'offerta culturale della città. Omaggio a Piazzolla è il titolo dell'originale progetto musicale proposto da due musicisti protagonisti della serata, Tommaso Arena alla fisarmonica e Domenico Pizzi al pianoforte, che hanno voluto rendere omaggio ad un autore, Astor Piazzolla, che ha rivoluzionato la più autentica espressione della musica di Buenos Aires. La proposta artistica si è articolata attraverso una selezione accurata dei brani più significativi del repertorio del compositore, sottoposti ad una particolare trascrizione per pianoforte e fisarmonica. E concludiamo sempre rimanendo a Polistena. Stasera sarà presentato alle ore 21:30 il libro del sindaco Michele Tripodi, Il manifesto del comunismo digitale, secondo lavoro editoriale del Primo Cittadino, in seguito al libro Lo giuro sulla Costituzione, pubblicato nel 2016. L'iniziativa si svolgerà in Piazza della Repubblica alle ore 21:30 e vedrà la partecipazione, oltre che dell'autore, di Angelo Borgese, componente della sezione Antonio Gramsci ed attuale presidente del Civico Consesso, Giancarlo Costabile, professore Unical, Giorgio Cremaschi, sindacalista Eurostop, Domenico Gallo, magistrato e pubblicista. Gli interventi dei relatori si concentreranno sulle tematiche storico, socio-economico, informatiche proposte nel libro, fino a spaziare sugli argomenti di attualità politica e giornalistica. Vi ricordiamo come sempre che queste altre notizie le potete trovare sul sito pianoinforma.it e sul sito cn24tv.it. E anche questa sera l'edizione di Piana News termina qui. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione e vi auguriamo una buona serata.